in collaborazione con Centro Cinofilo I Pioppi, Antica Cantina, l'Osteria delle Donne. La conferenza stampa di Electrosys, che si è svolta presso la sede di Sferragavallo di Orvieto, ha avuto inizio con una breve introduzione del presidente, ingegner Luis Monteiro, che ha preso la parola porgendo il benvenuto agli intervenuti ed ha posto l'accento sull'importanza dello sviluppo delle alte tecnologie come opportunità per uscire dalla crisi economica. Quanto può essere importante l'alta tecnologia e la ricerca sull'alta tecnologia per superare la crisi economica? Io penso che in quanto imprenditore è fondamentale. Diciamo, teniamo due possibilità: o riusciamo a continuare a fare i vestiti di cottone, e possiamo tenere come competitori il Bangladesh o Egitto e altri paesi di bassa tecnologia, ma gente che fa il suo lavoro giusto, ma lo fa con una bassa tecnologia e ci mette in competizione con il resto del mondo dovuto al prezzo e la capacità di farlo, oppure alzare all'ambito assolutamente diverso, opposto, il metodo di creare valore aggiunto. In pratica il problema che teniamo oggi in Italia mi sembra che è creare valore aggiunto. Cosa si fa? Con il know-how, con l'investigazione, con il rischio anche dell'innovazione, perché tutto quello che si cerca di individuare dal punto di vista teorico non è detto che venga a essere un prodotto vendibile. Intanto di tanto di questa investigazione e ricerca e sviluppo, tante volte vengono delle cose che dopo hanno l'utilizzo pratico. Questo per me è l'essenza. Un paese come Italia o lo fa via questo o deve scegliere, abbassare gli stipendi delle persone e lavorare e essere competitivo con il Bangladesh. Noi dobbiamo essere competitivi con gli Stati Uniti, con la Germania, con la Francia e i giapponesi, questo sì, se competitività. E quello bisogna ricerca, sviluppo e anche capacità di sfidare le difficoltà. Dopo una breve illustrazione della filosofia e del core business aziendale, ha preso la parola l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive del Comune di Orvieto, Marco Marino. Sono orgoglioso anche quando ho preso, bisogna che parlo anche di questo, quando ho preso della collaborazione che c'è stata con il CERN. A quel punto veramente mi sono sentito che questa azienda, questa città, la nostra città, è veramente una città che riesce a dare molto nel mondo, nella cultura, nella scienza. E questo orgoglio me lo porto via. L'ingegner Domenico Loconte ha illustrato la storia dell'azienda e i successi conseguiti da Electrosys Italco nei 52 anni di intensa attività. Cercherò di far capire quella che è stata la nostra storia. Loconte ha anche sottolineato le finalità e le attività della neocostituita divisione di ricerca scientifica, creata recentemente all'interno dell'azienda orvietana. È probabilmente il caso che Electrosys si organizzi nel creare una divisione dedicata a, uno spin-off forse, una divisione all'interno, dedicata allo scientifico. Per questo il dottor Germani ci ha raggiunto i primi di settembre, fisico, sta studiando sempre di più quello che possono essere le applicazioni fuori dal broadcasting, a radiofrequenza sempre, ad alta potenza, per le quali l'Electrosys può essere interessante. Il dottor Stefano Germani ha tracciato il profilo tecnico dell'azienda concernente le applicazioni cliniche, farmaceutiche e industriali proprie di alcuni sistemi ad alta tecnologia prodotti da Electrosys. L'applicazione degli amplificatori radiofrequenza nei laboratori scientifici è legata alla presenza di acceleratori di particelle. Gli acceleratori di particelle, inizialmente sviluppati per scopi scientifici, poi sono stati utilizzati
in moltissimi campi, uno di questi è appunto le applicazioni medicali, in particolare per la cura, in questo caso per la, sono state utilizzate per la cura dei tumori. L'adroterapia, che è la cura dei tumori con protoni o con ioni, consiste effettivamente nell'accelerazione di particelle che poi vedete, nell'accelerazione di particelle che poi vengono estratte dall'acceleratore, portate nelle sale di cura e servono per danneggiare le cellule tumorali, cercando di non danneggiare chiaramente i tessuti sani. I radiofarmaci sono delle sostanze con degli isotopi radioattivi che vengono utilizzate nella medicina nucleare come tracciatori, come traccianti, ad esempio la PET è uno di questi casi. I radiofarmaci vengono prodotti in due modi, o tramite reattori nucleari o tramite acceleratori. Quelli che vengono prodotti con reattori nucleari non possono essere prodotti con acceleratori e viceversa, quindi sono mutuamente esclusivi. Un esempio è il fluoro 18 che viene prodotto per la PET con acceleratori, e anche in questo caso la tecnologia sta prendendo campo e quindi è una potenziale opportunità. Prima di addentrarci nei reparti di sperimentazione, collaudo e produzione di ElectroSIS, cerchiamo di capire cosa si intende per materia e quali strumenti sono a disposizione degli scienziati per scoprirne i misteri. Oggi pensiamo di sapere di cosa siamo fatti, ma pochi di noi sono consapevoli che la materia di cui è composto l'intero pianeta, compresi gli organismi viventi, si compone di minuscole particelle, che la scienza umana ha scoperto, ponendoci però un interrogativo. Perché le cose hanno un peso, una massa, ovvero perché sono solide? La materia è per lo più spazio vuoto. Di tanto in tanto si trova un punto di atomo qua e uno là, ma per lo più non c'è niente. Allora cosa tiene uniti questo punto di atomo e quest'altro? Cosa ci rende compatti? Cosa mi tiene insieme? La risposta è che lo spazio apparentemente vuoto in realtà non è affatto vuoto, perché è fatto di mattoncini, le particelle, tenuti insieme da quelli che potremmo definire colle, ovvero i bosoni, le particelle che compongono le cosiddette forze. Esistono quattro forze fondamentali. Saprete cosa sono: la forza di gravità e la forza elettromagnetica. Poi ci sono l'interazione debole e l'interazione forte, che forse non conoscete. Queste forze esistono, ma sono praticamente invisibili e comunicano tra loro proprio come avviene quando due persone si scambiano una palla, e in cui il moto della palla stessa si trasferisce dall'una all'altra, allontanandole sempre di più. Due di queste forze, ad esempio, le conosciamo bene. Una è la forza di gravità, quella per intenderci che ci tiene con i piedi inchiodati al suolo. Ed un'altra è la forza elettromagnetica, ad esempio quella della luce. Scoprire di cosa sono fatte e da cosa sono generate queste forze è il grande quesito a cui deve dare risposte la moderna fisica delle particelle. Scoprirlo equivale a sapere di cosa siamo fatti e come fa la materia a mantenere le sue forme. Alcune particelle che costituiscono la materia non sono altro che le trasportatrici di queste forze. Ad esempio, i fotoni sono le particelle che costituiscono la luce e trasportano le forze elettromagnetiche. Ora, immaginiamo di poter accedere ad una specie di zoo delle particelle. Vedremo che ogni qualvolta facciamo scontrare i protoni tra di loro per vedere cosa c'è dentro, saltano fuori delle strane particelle che hanno pesi, o se preferite masse, molto diversi tra loro. Il perché lo ha scoperto il professor Peter Higgs, che formulò una teoria secondo cui ogni cosa è attraversata da un vasto campo che si estende all'infinito. E quando determinati tipi di particelle interagiscono, attraversano quel campo, acquisiscono un peso a cui viene dato il nome di massa. Questo spiega perché anche la materia ha una sua consistenza e acquisisce una forma. In sostanza, il professor Higgs ha ipotizzato l'esistenza di una particella corrispondente al campo che conferisce massa alle altre particelle, un veicolo di forza a cui venne dato il nome di bosone di Higgs,
che può essere ricreato all'interno di un acceleratore di particelle. Anche Orvieto sta partecipando, grazie all'elettrosis, alla riscoperta della particella di Dio. Perché? Ce lo spiega lei. È vero, questa particella di Dio è stato come pubblico essere individuata dal punto di vista teorico per le persone che hanno vinto quest'anno il Nobel e facevano sul tavolino, sulla segretaria, sulla scrivania, facevano questi calcoli matematici, questo esiste. Ma dovevamo provarlo dal punto di vista materiale puro. E lì, questo è gli anni 60, tra provarlo sulla carta e provarlo sulla materia fisica, era una distanza enorme, una distanza per esempio da costruzione di edifici da 25 km di un tubo, diciamo, una caverna di 25 km di raggio, come il CERN Geneva. Tanti altri macchinari che oggi si vedono sulle foto, sia per garantire che si poteva verificare dal punto di vista reale, materiale, una tesi accademica, c'era un mondo da costruire. Tra quello mondo enorme, costruzione edile, parte meccanica, c'era un componente fondamentale che erano per costruire questo famoso acceleratore di particelle nucleare del CERN di Ginevra. C'era bisogno di accelerare queste particelle e farla imbattere contro un target o tra loro. E per questo c'è bisogno di una macchina che noi facciamo qua, a casa, a Orvieto, in questa città. Il paradosso della scienza moderna risiede nel fatto che gli scienziati del CERN di Ginevra, che inizialmente non avevano creduto nella scoperta di Higgs, se ne sono successivamente convinti a tal punto da investire 7 miliardi di euro per costruire una macchina in grado di trovarlo. I bosoni, dunque, sono assimilabili a colle che tengono unite le varie particelle. Conferiscono peso agli elementi della materia, come gli elettroni, gli atomi, i quark che si trovano all'interno dei protoni. Se i bosoni venissero a mancare, ci dissolveremmo tutti e tutto alla velocità della luce. Il cuore del CERN è proprio un acceleratore di particelle. È lungo 27 km ed è in grado di generare esplosioni primordiali che vengono registrate da 4 grandi rilevatori, che sono in grado di riprodurre straordinariamente l'aspetto che aveva l'universo pochi secondi dopo la sua creazione. Durante una di queste prove, tuttavia, uno dei rilevatori, giunto alla potenza di 7 trilioni di volt, esplose. Nel 2012, però, l'acceleratore di particelle del CERN, dopo essere stato riparato dallo scoppio che lo aveva fermato, ha ricominciato i suoi esperimenti ed ha definitivamente confermato l'esistenza del bosone di Higgs. Allora, dopo aver capito, speriamo, di cosa si compone la materia, cosa si intende per materia e a che cosa servono e che cosa sono gli acceleratori di particelle, vediamo nelle immagini girate dalla nostra regista Camilla Ballarin in occasione della conferenza stampa di annuncio della nuova e prestigiosa collaborazione fra la Electrosis di Sferragavallo di Orvieto e il CERN di Ginevra, come un'azienda orvietana di medie dimensioni, ma leader nel mondo nel settore delle telecomunicazioni, abbia potuto contribuire, seppure in piccola parte, al premio Nobel che il professor Peter Higgs ha ricevuto proprio per la scoperta del suo bosone, a cui i media hanno appioppato anche un curioso appellativo, quello di particella di Dio, una definizione però che non piace molto al professor Higgs. In questo momento siamo al ricerca e sviluppo ovviamente dell'Electrosis. Il nostro prodotto è fatto completamente da noi, dalla banda base fino alla radiofrequenza. È completamente progettato. Prima di mettere in produzione un qualsiasi piccola scheda per arrivare all'intero apparato, viene prima progettato, collaudato e
provato alla ricerca e sviluppo. Quindi si provano dispositivi appena usciti sul mercato, si cerca di un po' prevedere dove andrà il mercato e quindi di inventarsi insomma qualcosa dal punto di vista tecnologico. Questo è il laboratorio di radiofrequenza, dove vengono progettate e sviluppate le parti di potenza a radiofrequenza. Quindi qui si prende un transistor, si cerca di capire qual è il transistor su quella precisa frequenza che vada bene, che abbia che sia più moderno, abbia le caratteristiche più allo stato dell'arte, e ci si costruisce intorno tutta l'elettronica in modo tale che entra un segnale di potenza bassa e ne esce uno di potenza alta. Questa qui è l'area sistemi dove vengono studiati e diciamo montati i primi prototipi. Quando vengono realizzati dei prototipi, soprattutto di una certa dimensione, vengono montati in questa sala. È una sala quindi speciale dove vengono fatti test particolari, dettagliati. Per esempio, in particolar modo c'è una grande camera climatica, molto grande, dove è possibile mettere un intero armadio, insomma, un rack grande come quello può essere messo nella camera climatica e fatto un test in temperatura da meno 30 a più 70-75 gradi, randomico, per un certo tempo, in modo tale da prevedere ogni tipo di problematica legata alla temperatura. Siamo in produzione, la produzione è organizzata per linee. Questa è la linea di dove vengono realizzati i rack. Cioè arriva un armadio vuoto, viene cablato, quindi viene preparato con l'alimentazione e magari le ventole in cima, viene preparato per ricevere le singole parti, le singole unità che invece vengono prodotte e collaudate su quest'altra linea. Abbiamo quindi la linea che produce i moduli amplificatori, collauda le singole schede, collauda l'amplificatore completo, abbiamo la linea che produce e collauda il modulatore, le singole schede di nuovo e l'intero modulatore. L'intero modulatore viene anche messo regolarmente, non in maniera random, ma regolarmente in camera climatica per 24 ore. Viene collaudato prima, camera climatica, e collaudato il giorno dopo. E c'è la linea dove vengono invece collaudate le parti meccaniche, diciamo di misura, accoppiatori direzionali, combinatori. Qui, dopo che vengono collaudate le singole schede di amplificazione, vengono montate sull'amplificatore, in questa meccanica, e l'operatore fa il collaudo finale dell'intero amplificatore, cercando di debuggarlo e di verificarne tutte le caratteristiche. Nel momento in cui il collaudo va bene, solamente in quel momento viene dato l'ok per inserire l'amplificatore all'interno del rack. Questa è la stanza dell'alta potenza, la sala dell'alta potenza, dove il trasmettitore viene collaudato per intero prima che parte. Il collaudo è di circa una settimana, proprio per evitare che poi ci siano sorprese in stazione. Il rumore che c'è è legato al raffreddamento ad aria, alle ventole. Ci sono anche trasmettitori raffreddati al liquido che invece non hanno questo rumore. Questo qui è l'ultimo apparato per la fornitura che stiamo facendo al CERN. È l'ottavo amplificatore della serie, più un prototipo, quindi erano 9. Il collaudo è praticamente terminato, andrà all'imballo questa settimana per poi arrivare a Ginevra la prossima settimana. Ecco, questo è il classico esempio di come non
un'azienda come l'ElectroSys, focalizzata sul broadcasting, quindi trasmettitori TV e radio, attraverso il proprio know-how, con delle piccole customizzazioni al trasmettitore per la TV e radio, sia in grado di andare a realizzare apparati per applicazioni diverse, sempre a radiofrequenza, sempre ad alta potenza, per, in questo caso per il CIANE di Ginevra. Parte dunque anche da ElectroSys di Sferracavallo di Orvieto una eccellenza dell'high-tech presente con i propri prodotti per il broadcasting in tutto il mondo, la nuova sfida sul futuro della ricerca scientifica applicata alla fisica moderna, alla medicina, ad alcuni importanti settori dell'industria. Parte anche da Orvieto dunque grazie ad ElectroSys quella vincente e straordinaria avventura alla ricerca delle origini della vita.